Ma io credo che il TAR abbia voluto intervenire dicendo che appunto la disciplina non poteva essere normata con un'ordinanza emergenziale, quindi diciamo non è che dà torto alla nostra impostazione, ma dice che ci vuole una regolamentazione e questa regolamentazione noi la stiamo preparando, quindi sia un regolamento del decoro che un regolamento di polizia urbana che aiutino a appunto regolamentare determinati fenomeni che oggi difficilmente riusciamo a inquadrare come professioni, insomma, no? Perché anche se questa chiede di essere riconosciuta come una categoria, noi difficilmente oggi riusciamo a identificarla in questo modo. No, ma in effetti è un po' una sorpresa, credo pure per noi addetti ai lavori, cioè loro sono rappresentati da artisti di strada, insomma è una delle varie associazioni degli artisti di strada, ma questo voi lo sapevate prima, credo, Coia, o è stato anche per voi un po' sbalorditivo? Perché poi lei ha detto, dice, io noi non li riconosciamo come interlocutori, se però li riconosce il TAR, insomma, chiariamo un pochino se è possibile questo aspetto, perché credo che la gente se lo chieda, dice, ma allora qui facciamo pure i lavavetri interlocutori, che ne so, i suonatori sulla metro… Per noi ogni cittadino è un interlocutore, sì, vabbè, poi quando certo, questo cittadino certo. Chiede di rappresentare una nuova professione che non esiste sulla carta, ci dobbiamo interrogare appunto se sia una professione lecita e utile alla società sia a livello culturale che a livello commerciale. Questo è il dubbio, insomma, che permane e diciamo noi propendiamo più per il fatto che questa non sia una professione da artista di strada, insomma. Poi c'è tutto un discorso di fenomeni appunto che si sono accaduti nel passato, che sicuramente non ha fatto vedere la categoria come un qualcosa di gradito, no? Quindi, perché una cosa è porsi semplicemente, faccio un esempio, su una pedana e dire se vuoi fare la foto ti faccio pagare, una cosa è in qualche modo sollecitare la richiesta di un pagamento a fronte certo, di... sollecitare è un bel eufemismo a volte, poi sempre, mica magari tra loro c'è pure chi lo fa con grande cortesia, però insomma, certo, non nascondiamoci la verità, no? Aspetti, però le posso leggere, perché siamo anche in diretta Facebook, Coia, per esempio un telespettatore dice, però caro Andrea, dice, c'è poco da girare intorno, il giubileo è finito e loro dovevano immaginarlo, loro, cioè voi che governate. Ma allora, secondo Fernando me ce lo scrive, lo saluto. Prego, prego, scusa. Saluto anche da parte mia, Fernando, il discorso è che non è che noi queste ordinanze le abbiamo emesse per l'anno giubilare unicamente per quello. Ogni giorno a Roma vengono tantissimi cittadini esteri e sicuramente l'immagine che vogliamo dare di Roma non è quella appunto di trovare sotto i monumenti delle persone che in qualche modo chiedono una retribuzione anche diciamo in maniera sbagliata, se vogliamo, a volte, no? Quindi noi vogliamo fargli apprezzare la città in un'altra maniera, noi vogliamo favorire un turismo che apprezzi la città per le sue bellezze, non per che diciamo porti a pensare al turista, dice sì, è stato tanto bello vedere il Colosseo, però ho avuto una brutta esperienza e io non ci torno. Certo. Noi vogliamo che venga il turismo di qualità. Allora Coia, scusi, perché lei chiaramente, insomma, non è che poi decide da solo, siete una squadra, c'è l'assessore, voi siete intenzionati, questa è la domanda chiave, no? A pensare di introdurli in un, come si dice, come dicono quelli bravi, no? Come si è detto per altre categorie, in un meccanismo di legalità, oppure state preparando un provvedimento duro verso di loro, perché tra l'altro avete modo di farlo grazie pure a delle norme che sono cambiate per i sindaci con un decreto Minniti, quindi abbiamo seguito anche quella parte. Che strada state per intraprendere? Cioè li riallontanerete oppure dialogherete con questa categoria? Io penso che la nostra sindaca sia stata molto chiara, insomma, nella sua dichiarazione breve ma appunto limpida, dicendo che la città non può essere ostaggio dei centurioni, no? E quindi probabilmente si riproporrà da un lato un divieto, insomma, dall'altro una regolamentazione che non permetta questa professione, se possiamo definirla tale, insomma. Quindi state preparando un provvedimento invece in altri modi, che non più con un'ordinanza, un regolamento, Coia, giusto? Dire un regolamento? Un regolamento del decoro potremmo definirlo. Lei pensa che si può sbilanciare, diciamo, sui tempi? Perché
non lo so, adesso per dire, no? Tra qui e poco, ci vorrà poco, ci vorrà tanto. Ma sicuramente bisogna intervenire intanto per limitare il fenomeno immediatamente. I tempi di un regolamento sono più brevi, cioè sono più lunghi e Sì. quindi probabilmente si dovranno fare due cose. Forse una nuova ordinanza, magari motivandola bene e cercando di spiegare le nostre ragioni, e poi un regolamento che affronti la disciplina in ambito lungo termine, insomma. Quindi farete prima un'ordinanza, una nuova ordinanza non più agganciata al giubileo, chiaramente, e però state anche preparando un regolamento, diciamo così, molto severo. L'ultima cosa che le chiedo è legata, non è secondaria, perché i centurioni fanno più colore, i risciò, che sono la dannazione, pure quella, per esempio, dei tassisti. Ecco, sui risciò che cosa farete? Poi la salutiamo. Allora, la posizione è analoga. Oggi, diciamo, per quanto possiamo pensare che per alcuni rappresenti una fonte di approvvigionamento, lo è già per altri, quindi il servizio pubblico è già disciplinato. Introdurre delle discipline parallele che in qualche modo vadano a limitare o a ledere, insomma, diritti esistenti è un qualcosa che non vogliamo fare, quindi come faremo per i centurioni, anche per i risciò andremo nella stessa direzione, insomma.